Bentornati amici all'undicesima edizione del Festival del Cinema Indipendente. Siamo in compagnia di Jorel Krona, regista di The Quiet Game, alla quale facciamo qualche domanda. Intanto, per voi probabilmente non sapete che Jorel Krona è non solo una regista, infatti questa è la sua opera prima, ma è soprattutto una cantante e un'attrice. E quindi la prima domanda è d'obbligo: da cosa nasce il desiderio di passare dietro la macchina da presa? Io ho sempre avuto come si dice, desiderio di anche lavorare come un regista. E io ho lavorato molto in teatro come un regista. E poi c'avevo un periodo nella mia vita quando avevo molto tempo durante la giornata e stavo facendo un pezzo di teatro che era un successo enorme e sapevo che non cominciavo a fare un'altra opera di teatro e ho cominciato a scrivere questa storia che c'era dentro di me e che in una forma o altra ha voluto salire. The Quiet Game, racconta della vita di tre donne, quindi è un film corale, incentrato quindi sulle figure femminili, e le chiedo il suo punto di vista. Lo possiamo rintracciare in quale dei tre personaggi? La storia prima era scritta con solo una donna, ma dopo io l'ho fatto, invece di avere un'attrice che ha tutti questi caratteri diversi, ho deciso di mettere tre donne di tre età differenti, una di 30, una di 40 e una di 50. E anche vedo che la vita, l'esperienza della vita le ha, come si dice, influenzato l'esperienza di queste donne e per questo l'ho fatto così. Ma la storia centrale, il catarsis più grande, si sviluppa in una di questi, che è il carattere principale, che è... Il mio orecchio, scusa, è la seconda volta che lo perdo. Che è questa Sassa che ha 40 anni, che è psicologa di bambini e che ha un dolore molto, molto grande. E poi un'altra scelta importante, parlare di abusi in questo film. Che cosa l'ha spinta ad affrontare questa tematica così forte? Spinta che mi lo affronto Perché? guarda Sì. perché so che questo esiste dappertutto e so anche che questo è è una cosa terribile mettere la responsabilità sul bambino di non parlare. Ma ho anche avuto quando ho fatto PR, come si dice, quando ho parlato di questo film prima con la prensa, non ho voluto dire da che si tratta perché voglio che lo spettatore viaggia con il film e al finale ha alcune finestre che sono aperte per sapere cosa è successo, ma non ho voluto fare un film che è troppo chiaro, troppo bianco e nero, e che quando il pubblico esce dal cinema, io voglio che là comincia la conversazione, che non è già non è tutto detto nel film. Perché anche The Quiet Game, che vuol dire il gioco silenzioso, è un gioco che si gioca dappertutto, sfortunatamente. E ho molti, molti amici, gente. Bene, e un'ultima domanda. Lei non è qui in Italia per la prima volta, ha vissuto a Sorrento. E qual è la sua impressione del festival e della nostra città che credo non abbia mai visitato prima invece? Sì,
Non ho visto tanto solo il centro qui, la zona bella, ma ho passeggiato un po' nella città e mi sento molto a casa in Italia. Io ho vissuto a Sorrento quando avevo 18-19 anni per 9 mesi per imparare italiano. E lì ho lavorato come cantante in un bar, in un club, in un nightclub. In Svezia questo sempre fa un gran spanto quando dico che ho lavorato come cantante in un nightclub in Italia, perché sembra, per i svedesi sembra estremamente strano. Il festival mi sembra buono. Non ho visto tanto, ho visto quasi un film ieri, ma io voglio vedere tutto, ma no, non c'è tempo. Io ho avuto questo è aperto solo 3 giorni fa in Svezia e ho avuto un successo grande con la prensa e c'è molto da fare adesso a casa e per questo non resto tutta la settimana. Bene, grazie a Jorel Krona e vi aspettiamo in sala per la proiezione di The Quiet Game. Grazie a tutti.